Andiamo a vedere insieme gli outfit che si sfideranno in questo secondo episodio. Sigla. Bella a tutti ragazzi, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video. Il primo episodio del Se mi piace il tuo outfit è andato bene. Se ve lo siete persi vi consiglio di guardarlo, il link è in descrizione. Poi venite a vedere anche questo che è appunto il secondo episodio. In quel caso era Se mi piace il tuo outfit ti seguo. E invece oggi sarà Se mi piace il tuo outfit ti pago. Infatti vi ho richiesto su Instagram di taggarmi nelle storie con i vostri outfit. Ne ho selezionati una decina ma anche qualcosina in più. E appunto i prescelti si andranno a sfidare quest'oggi tramite appunto i miei gusti, assolutamente personali e criticabili in ogni cosa. Infatti appunto ovviamente non prendetela sul personale. E il vincitore, quello che reputerò il migliore outfit tra quelli visti, vincerà una gift card, che è stato difficile trovare il regalo perché pochi fanno gift card eccetera, da 20 euro di Foot Locker. Quindi potete prendervi un cappellino, scontarvi le felpe, le scarpe, comprarvi una maglietta, ce n'è comunque di roba. Certo 20 euro non è quel cifrone, ma sono sicuro che nessuno di voi li butterebbe via. Vi dico una cosa, se vedrò davvero tante interazioni su questo video, quindi tanti like e tanti commenti, oltre appunto a portare il terzo episodio, porterò magari un premio più alto, più grosso. Però davvero ragazzi ci vogliono tanti like, quindi iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e tanti commenti. Su Instagram vi ho anche chiesto cosa modifichereste del primo video di questo format per migliorare il secondo. Vi ho ascoltato e oggi andremo a vedere un pochino più di outfit, ma sarò più veloce su ogni outfit. Il voto e il prezzo ragazzi non so, ditemi voi nei commenti, ma mi sembra il prezzo mi sembra che poi diventi un quanto costa il tuo outfit e il voto mi sembra un po' cattivo in certi casi. Vediamo, ditemi appunto cosa ne pensate nei commenti di queste due cose. Non perdiamo altro tempo, andiamo subito a giudicare il primo outfit. Iniziamo con Marco Clavello che ci propone subito un outfit particolare diviso a metà. Abbiamo una t-shirt bianca classica di Acne Studios, lo riconosco dal colletto. Una felpa che non si capisce sia con la zip, che però riprende le tonalità delle Air Max 90 Desert Ore. Jeans classico chiaro. E nell'altro piede, perché come vedete ha due scarpe diverse, all'Air Max 97 menta, sempre per Off-White. A parte vabbè il fatto che ha due scarpe diverse, quindi lui ha voluto fare l'outfit diviso, diciamo. Se mettiamo le menta in tutte e due o l'Air Max 90 in tutte e due, diciamo che è un bell'outfit, è carino. Nulla di particolarmente studiato, eccetera. Ma anche i pezzi in sé, anche la maglietta di Acne Studios mi piace, le scarpe mi piacciono. La cosa che toglierei è il calzino nero sotto le menta, per il resto comunque ci sta. Gli metto un cuoricino anche per la roba, diciamo, della divisione a metà, ma comunque non è che sia impossibile da superare. Continuiamo con YG Bruno, che ci propone assolutamente una bella matchata. Mi piace assai questa cosa. Partiamo dal basso con le Jordan 1 Rookie of the Year, con la sinistra i lacci black, a destra i lacci red. Lui ha adottato su un outfit, diciamo, un pochino più elegante delle Jordan 1, che comunque le 1 sono forse l'unica silhouette che si può fare questo mix di eleganza. Pants slim fit black, che sulle Jordan non è il massimo, ma comunque sulle 1, come vi dicevo, le adottate, quindi ci può stare. E la t-shirt che sinceramente non la riconosco subito, so che ne ha fatta una simile Tommy e va a riprendere esattamente tutti i colori delle Rookie of the Year. Quindi il white, black, il brown, red e tutto, le riprende tutte. Quindi assolutamente bella matchata, promossa in pieno per i miei gusti. Maniche corte e con sotto una basic white a maniche lunghe. E poi c'è anche il dettaglio della catenina che non ci sta assolutamente male. Questo ragazzi è un outfit che mi piace, assolutamente. Se ad esempio ci fossero stati voti da 5 a 10 ad esempio, in questo avrei dato un bel 8,5 anche. Gli metto un cuore perché questo mi piace. Continuiamo con Angelo Sabato o Sabato. Diciamo sabato è comunque un bel giorno. Air Force One Low Easter abbinate al cappello che riprende in color blocked tutti i colori della scarpa in pratica, tranne il black. Mi sembra sia un black e non un blu scuro. Dei pantaloni portati over. E poi maglietta classica pink di Carhartt. Anche qua abbinato bene i colori. Outfit carino, nulla di pazzesco. Comunque bell'angelo. Poi continuiamo. Yoon Mosk ci propone questo outfit in un contesto di protesta. Partiamo dal basso con le techno bianche con dettagli black, orange e lime. Portate con un bel pantalone, sembra felpato ma magari è la foto. Over che mi piace sulle techno. I dettagli orange della midsole riprendono la cinta orange, che non capisco se sia di Off-White o no perché non si vede. E gli stessi dettagli orange li troviamo nella jersey di Nike per Off-White. E sopra ad essa il borsello di 0275, che è un brand italiano emergente, non emergente.
Anche questo, ragazzi, è un outfit già un pochino più studiato, diciamo, e che mi aggrada. Non sono un amante delle jersey, però comunque un buon outfit. Anche a questo gli metto un cuoricino perché ci sta. Continuiamo con Davide Toscani, Jordan 1 mid black e orange, che sinceramente Jordan 1 mid non mi piacciono, mi piacciono solo alte. Pantalone sembra slim fit black, che sulle Jordan in slim fit, come dicevo prima, non ci sta sempre, diciamo. Felpa orange, che non si vede ovviamente altro perché è coperto, però comunque riprende le scarpe. E Stone Island Reflective, bel pezzo, questo bel pezzo. Come outfit in sé, per quanto si veda, non mi fa impazzire, non mi piace molto. Bel pezzo lo Stone, per il resto non mi piace molto. Vediamo, Davide, il prossimo outfit che mi invierai per un altro episodio. Nico Calamai, che si arrampica agli alberi. Rookie of the Year abbinata al cap di The North Face, stessa tonalità e ci piace. Hoodie basic bianca, pantalone marrone però in una tonalità più scura, che comunque non ci sta male. Magari ci poteva stare il black in questo caso, sarebbe appunto da valutare, però in sé comunque semplice, carino, un buon outfit. Questo può essere l'esempio di un buon outfit spendendo poco. Xander XA, Sean Waterspoon Air Max 1 97, hoodie blu di Stone Island per Supreme, e i pantaloni non so se sono i cargo, anche quelli per Stone Island di Supreme, che spero di no perché la doppia patch non mi piace molto. Anche qua outfit semplice, sotto ha una maglietta bianca, sembra, che però ovviamente non si può capire. Come vi dicevo appunto, outfit anche qua semplice, non troppa ricercatezza, bei pezzi anche singolarmente, in sé outfit tranquillo e bello. I pantaloni sono anch'essi di Stone Island, direi di cambiarli con altro, prova a cercare qualcosina. E boom. Arriorio, cap di cap Supreme box logo black, hoodie box logo Supreme red, le due box logo insieme non mi piacciono. Giubbotto che secondo me rovina un po' l'outfit, perché il bordeaux sul rosso, tonalità diversa, non mi piace. Jeans scuro che cade su delle Jordan 1 mid, sembra, anche se non si capisce molto bene. Sicuramente sono mid perché non è un modello molto conosciuto, non mi piace. Non è un outfit che mi fa impazzire, sinceramente. Bella la box logo. Arriorio, sinceramente, in questo outfit avrei cambiato il giubbotto principalmente, e anche le scarpe. Però principalmente il giubbotto, secondo me, che rovina un po' l'outfit. Pietro Minozzi, davanti all'entrata di Present by Clect, Jordan 1 per Off-White UNC con i lacci azzurri e orange, track pants black con la banda grigia, felpa Supreme per Comme des Garçons box logo black portata over, cuffia di Carhartt, mi sembra che dovrebbe riprendere il colore delle UNC ma non lo riprende, la cuffia è bocciata. Per il resto non mi piace come outfit, perché è un po' pezzi singoli buttati un po'. Ok, pezzi singoli Pietro, ma in questo outfit in sé non mi piace, prova a inviarmene poi un altro la prossima volta. Alfa Balenciaga Triple S col calzino grigio con i pantaloni con risvoltino. No, non mi piace assolutamente. Il colore dei pantaloni riprende la tonalità delle scarpe, quello ok. Poi vedo un camo che non so se è di Bape, che riprende un po' il colore delle Balenciaga, anche se Balenciaga e Bape insieme, nel caso fosse Bape, non è che mi faccia impazzire. E per il resto non si vede molto. Correggerei un po' di robe in questo outfit, sempre per gusti personali. E comunque secondo me le Balenciaga con i risvoltini sono da bocciare assolutamente. La Flair Monarch, belle, pantalone over marroncino, jacket black con i tuoni che sinceramente non riconosco, interno viola, che ci sta bene con le Monarch assolutamente, cappellino blu, questo personalmente l'avrei tolto, meglio senza cappello, a sto punto mettilo black. E la parte davanti, la hoodie, non si vede, sembra che riprenda il colore dei pantaloni. Questo in sé è tranquillamente un buon outfit. Non è classico, non è troppo semplice, bell'outfit. Purtroppo non si vede completamente dalla foto, ma ci sta. IM Alex Tornesello ci propone un outfit total black, jacket in pelle con dettagli delle cerniere eccetera. Sotto abbiamo una felpa Givenchy classica, pantaloni slim fit black con anche una catenina. Sotto calze Nike black e Air Max 90 per Off-White anch'esse black. Total black non mi dispiace, non è un outfit pazzesco,
Off-White, un misto fra streetwear e comunque luxury, quindi diciamo che ci può anche stare in questo outfit. Buono, nulla di pazzesco, ci sta. Questo era l'ultimo outfit, ne ho trattati 12. Ditemi nei commenti se appunto 12 outfit ci possono stare a episodio. Non faccio la classifica completa, ma faccio il podio, che sono appunto le tre foto a cui ho messo like. Uno sono i tre, di cui uno è il vincitore che si porta a casa la gift card. Uno è Marco Clavello, uno è YG Bruno e poi abbiamo Yoon Mosk. Mettendo questi tre outfit a confronto, ditemi nei commenti quale voi avreste fatto vincere. Prima che dico la mia, fatelo adesso, scrivetelo. Nella prima comunque di Marco Clavello c'è la particolarità delle due scarpe diverse, che comunque magari l'ha fatto solo per la foto, non è che obbligatoriamente ci va in giro. Gli altri due outfit invece sono diciamo normali, però non hanno pezzi proprio classici classici, sia di fit che di pezzi in sé. Beh, abbiamo Off-White in un caso, però comunque. Io ragazzi, fra questi tre outfit mi sento di far vincere YG Bruno. Complimenti, hai vinto la gift card che c'era in palio. Adesso lo contatterò su Instagram e vi lascerò appunto lo screen della chat. Ditemi nei commenti se siete d'accordo con la mia scelta. E direi che anche il secondo episodio del Se mi piace il tuo outfit può concludersi qua. Lasciate un like e iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, per supportare. Noi ragazzi belli ci vediamo al prossimo video, quindi bella.